interessa sottolineare è l'importanza di incontri di questo tipo, perché è un momento di confronto con tutti quelli che sono i soggetti istituzionalmente preposti alla gestione della sicurezza e di quello che sono tutte le tematiche correlate al mondo dell'autotrasporto. Quindi le occasioni di confronto sono sempre una cosa positiva e l'occasione che ci è stata data qui a Riva è assolutamente ben accetta e ben voluta. Il tema centrale della tavola rotonda, quindi del convegno, del controllo è un tema per noi fondamentale, che equivale a un tema di legalità. Se vogliamo realmente creare le condizioni di mercato, perché di questo stiamo parlando, eque e garantire la corretta concorrenzialità tra le imprese, noi dobbiamo assolutamente batterci come associazioni, come mondo dell'autotrasporto per il rispetto delle regole. Dobbiamo incentivare quelli che sono appunto i controlli che devono essere fatti su strada o presso le aziende. Altro tema particolarmente rilevante, visto che parliamo di sicurezza e di controllo, è il tema della competizione in generale tra imprese, visto che la sicurezza e il controllo sono anche funzionali a garantire la competitività delle imprese. Una cosa assolutamente rilevante su cui come Italia e come imprese di autotrasporto dobbiamo assolutamente promuovere, dobbiamo fare un'attività assolutamente forte nei confronti della Commissione europea, di quelli che sono i normatori in ambito europeo, per quanto riguarda i temi di cabotaggio e, se volete, di dumping sociale. Dobbiamo evitare che ci sia una liberalizzazione eccessiva e non, oggi abbiamo utilizzato il termine, quindi armoniosa, quindi che vengano garantite delle regole eque, visto che parliamo di mercato interno europeo, per i singoli paesi, per garantire una corretta e adeguata competizione e sana competizione tra le aziende di autotrasporto.